il processo di creazione di una vignetta non è particolarmente semplice. Parte dalla scelta dell'argomento. La scelta dell'argomento è la cosa più difficile perché bisogna leggere i giornali, sentire la radio, guardare la televisione, cogliere le atmosfere che ci sono in qualche modo in giro. E quando uno. Ci sono due tecniche per poter procedere su questa strada, una tecnica attiva e una tecnica passiva. La tecnica attiva significa scegliere direttamente l'argomento perché si capisce che è il più importante e cominciare a costruire su quello, a cercare delle alternative, a cercare la battuta, a cercare l'immagine che può servire. Oppure passiva, quando gli argomenti si accavallano, non c'è un argomento così semplice e spesso ci sono degli incroci, ci sono delle trasversalità. Allora a quel punto lo si mette davanti all'immagine che ha scelto, oppure che serve quasi quelle macchie come reattivo psicologico, insomma, uno proietta dentro questa immagine tutto quello che sente in quel momento e attendere, aspettare che l'idea venga, che i due personaggi che stanno parlando, per esempio, in questa immagine, sentire cosa dicono. Alla fine qualcosa dicono e bisogna aspettare, però il tempo è una cosa molto relativa. Il tempo nella vignetta, nella costruzione della vignetta, è un particolare, non direi secondario, ma comunque superabile, perché qual è il tempo necessario per fare una vignetta? È tutto il tempo che uno ha a disposizione per fare quella vignetta. Se c'è una giornata, uno ci mette una giornata. Se invece, ci sono a disposizione solo 10 minuti, uno la fa in 10 minuti. Naturalmente la qualità può variare perché normalmente più tempo uno ci mette, più tempo uno ci riflette, meglio può mettere a punto una serie di parametri, aggiustamenti, miglioramenti, precisazioni. Però comunque si può fare anche molto rapidamente. Il fatto che io faccia diverse vignette nella settimana, per il settimanale di Repubblica, per il venerdì, per Repubblica.it, cioè per internet, per la rete, quella per la pagina dei commenti di Repubblica, però sono tutte cose completamente paradossalmente diverse, nel senso che vanno a un pubblico diverso. Allora, mentre uno elabora la vignetta, diciamo così, più importante, che è quella per la pagina dei commenti, che ha un suo taglio, ha una sua continuità sulle pagine del giornale, esistono delle ricadute, nel senso delle idee diverse, superiori, inferiori, comunque una gamma di idee che vengono appuntate, che non servono direttamente per fare quel lavoro e invece servono vengono recuperate successivamente per fare gli altri, nel senso che ci può essere un taglio più umoristico, che magari non va bene per un avvenimento chiaramente tragico di quel giorno oppure preoccupante. Cioè, ci può essere soprattutto una periodizzazione, cioè la vignetta che esce sul settimanale non è così piena d'attualità come la vignetta che invece esce sulla pagina dei commenti quotidianamente, che in genere è riferita se non all'avvenimento, perlomeno all'atmosfera di quel giorno, che è più importante addirittura dell'avvenimento, cioè cogliere le sensazioni della gente o illudersi di cogliere le sensazioni della gente, per poi è difficilissimo puntualizzare questo fatto, diciamo, questa possibilità. Io lavoro con materiali che non sono materiali miei direttamente, nel senso, qualche volta adopero anche dei miei disegni che però vengono passati attraverso il computer e deformati. Normalmente adopero l'immagine che secondo me è più adatta ad esprimere quello che voglio esprimere nella vignetta. Cioè posso utilizzare una stampa antica, posso utilizzare un quadro classico, posso utilizzare un'immagine di un prodotto, posso utilizzare qualsiasi cosa mi serva ad esprimere l'atmosfera di quello che voglio dire. E io vengo dalla pubblicità, nel senso ho fatto per molti anni la pubblicità e quindi, come per un poster pubblicitario, uno può usare un oggetto per parlare di un altro, e così nella vignetta può succedere questo: uno prende un uovo per parlare della situazione politica birmana, può prendere un personaggio e invece parlare di un gran premio automobilistico, può.
E quindi questa varietà mi permette di non solo di divertirmi di più, perché anche la ricerca è un fatto di interesse, di divertimento, ricordarsi di un'immagine, andarla a prendere, ma secondo me permette di sorprendere in qualche modo il lettore, perché non si aspetta, non può sapere il giorno prima quali materiali, se sarà una vignetta di tipo tradizionale, se sarà una cosa bianca con soltanto una scritta, se sarà invece appunto un elemento iconografico preso storico, diciamo, in qualche modo. E quindi penso che questa cosa sia adatta a quello che il lettore si aspetta oggi da una cosa del genere, cioè la vignetta come era anni fa, come era all'inizio dell'Ottocento e come qualche volta si è tramandata, cioè l'iconografia, la caricatura, cioè, che seguita a mantenere una sua validità, però secondo me è meno adatta ai tempi, a questi tempi in cui cambia anche il modo della fruizione della vignetta. Io i media li vedo in rapporto alla satira come con molte differenze, cioè per esempio il medium televisivo è un medium che non permette se non in minima parte l'intervento della satira, cioè è un monolito compatto in cui è difficilissimo intervenire, anzi per esempio la televisione non ha certo che c'è un'immagine o una serie di immagini o un filmato e poi ci sono i commenti, ma non sono commenti veri, sono commenti all'immagine. È difficilissimo che ci sia un commento se non è in un dibattito, che però è una forma di commento immediato. È difficilissimo che ci siano dei commenti a vasto raggio, diciamo, dicendo per esempio nel tale paese, nel tale continente, cioè ci sono delle forze che sono in moto per ottenere questo o quel risultato, cosa che non c'è più neanche sui giornali, e quindi è difficile, o c'è meno sui giornali, e quindi è difficile intervenire con la satira, che è una cosa che si deve comunque appoggiare ha delle posizioni, perché la satira personale non esiste, la satira è una visione del mondo, e quindi cambiando il mondo dei media cambia anche, secondo me, il modo di fare la satira e si ritrae in qualche modo un ripiegamento più sul personale, più sulla visione personale, cosa che invece contraddice col fatto che la satira sia politica, cioè nel senso che porti con sé una visione del mondo specifica. Si parla spesso dei limiti della satira. I limiti della satira sono semplicemente i limiti esistenti. La satira non è sempre stata uguale, ci sono dei periodi storici in cui è stata più praticata, diciamo, si è stata più violenta, è stata più diffusa, più condivisa, e ci sono dei periodi invece che sono meno fortunati da questo punto di vista. Attualmente non mi sembra che ci siano dei grandi spazi per la satira, perché la satira richiede contrapposizione. E richiede dialettica, richiede appunto visioni del mondo diverse che non si combattono con te, ma comunque si affrontano, c'è una discussione. Oggi mi sembra che il panorama sia molto più uniforme, mi sembra che non ci siano delle grandi differenze sulle scelte di fondo. Allora la satira in qualche modo ripiega appunto come ripiega sul personale, ripiega sul fatto minore, ripiega e non ha punti d'appoggio forti, cioè la satira può essere quando ci sono in vista dei cambiamenti, c'è cioè la possibilità di un cambiamento, allora ci sono delle forze che spingono per questo cambiamento, delle forze che invece si oppongono al cambiamento, in qualsiasi direzione siano questi cambiamenti. E la satira si appoggia, la satira è un nano sulle spalle dei giganti che stanno lottando in quel momento, e la satira non dico che possa aiutare, o forse ha anche una sua funzione, però soprattutto dà conto, diciamo che la satira è una cartina di tornasole per cui uno capisce quali sono delle forze spesso che non sono perfettamente visibili ancora. E per esempio, riguardando appunto per la mostra delle vignette fatte 10, 15, 20 anni fa, e non è soltanto una cosa che mi riguardi personalmente, riguarda anche la satira fatta, le vignette fatte, gli interventi fatti da amici, colleghi, cioè autori del tempo. La satira ha sempre capito tutto prima. Allora dice, ma perché è particolarmente geniale il vignettista? No, semplicemente il linguaggio della satira è un linguaggio che istituzionalmente è più libero, si concede molto alla satira che non si concede invece per esempio all'articolo scritto, che è molto più sottoposto a una griglia di controllo in qualche modo.
allora quello che in un certo periodo tutti sanno, tutti si dicono, ma pochi scrivono, quasi nessuno scrive spesso, la satira lo può dire tranquillamente. Allora a questo punto, riguardandola dopo anni, si vede che queste cose circolavano, queste cose c'erano, ma non c'è un grandissimo merito intuitivo dell'autore satirico, diciamo. Sì, ha capito delle cose, ma l'hanno capite in moltissimi. E quindi vuol dire che per questo sembra, e poi in fondo in realtà poi lo è, avanti nei tempi, cioè prefigura delle cose che poi, dei processi che andranno a maturazione più tardi. Oggi penso che essere un giovane che vuole fare l'autore satirico sia molto complicato. Molti che hanno... fare l'autore satirico vuol dire avere una visione critica sulla società e cercare di esplicitarla, che non mi piace molto questo termine, ma non ne trovo altri, in modo, produttivo. E io penso che oggi sia molto difficile trovare degli spazi sulla stampa, trovare degli spazi sui media televisivi, e penso che molti giovani, per esempio, si rivolgano alla pubblicità, ai dialoghi di trasmissioni radiofoniche o televisive, cioè cerchino di veicolare queste loro battute, queste loro visioni personali, questo loro umorismo, questa loro critica, veicolarle attraverso altri media. La stampa non è un po' cristallizzata dal punto di vista della satira, cioè nel senso che il parco autori che c'era 20 anni fa è cambiato di molto poco oggi. I giovani è difficilissimo che si affermano perché non gli vengono dati degli spazi per crescere. Oggi oggi lo spazio della satira è uno spazio che spesso serve a satira o umorismo, che è una cosa un po' diversa, anche se sono molto intrecciati. Gli spazi servono soprattutto a identificare un argomento importante. Nel senso, se c'è una vignetta, significa che il pezzo di cui si parla, magari non ha una fotografia e quindi è stata richiesta una vignetta, è un pezzo importante che va letto e è un momento di attrazione, questo momento di divertimento. Quindi la satira sta diventando, in molti casi, una satira, non una satira politica di critica, ma una satira di intrattenimento, una satira funzionale al linguaggio giornalistico globale. Ma io penso che i giovani capiscano che lo facciano con la mano sinistra, il lavoro satirico, lo facciano magari per sé, per i propri amici, oppure, ma non esiste un vero cursus honorum, non esiste una vera carriera per la satira. Fra l'altro credo che tutti noi che ci troviamo ancora sulla breccia, nessuno di noi pensava a 20 anni di occuparsi di satira politica. Sono cose, io penso da Staino, ad Altan, a Vincino, che forse è il più istituzionale fra i satirici, è quello che fin dal primo momento ha creduto in questa cosa, quindi lui è più dentro, diciamo, più convinto fin dall'inizio di fare questo mestiere. Ci siamo trovati per caso. Io a Repubblica sono entrato come grafico, non come vignettista. Ho cominciato a fare le vignette qualche anno dopo. E sempre senza pensare, senza immaginare che poi questa cosa si sarebbe sviluppata. E quindi il giovane credo che si veda chiuso, capisca che non ci sono spazi e poi comunque non è una carriera che apra delle porte straordinarie. È una cosa che se va bene uno fa delle vignette su un giornale, insomma, ma non è che può diventare, non so, ministro, oppure ammassare grandi capitali con la satira, oppure avere riconoscimenti culturali internazionali, Nobel, no, tutt'appiù, se uno è in America può vincere il premio Pulitzer, che non è poco, ma comunque l'America è tutto un mercato completamente diverso, e dico mercato perché anche lì la satira sta diventando più uno spazio professionale da riempire che una critica sociale, e però funziona perfettamente, cioè nel senso che lì funziona in modo completamente diverso, cioè c'è un ruolo riconosciuto, ci sono delle funzioni, c'è un ricambio e c'è un pubblico molto più vasto del pubblico che abbiamo a casa nostra. Ma io credo che un limite alla satira in partenza non ci sia. I limiti sono dei limiti oggettivi. Io feci molti anni fa una vignetta completamente bianca,
con due righelli, uno verticale e uno orizzontale, in ordinata e in ascissa, come nei grafici, in cui c'era scritto i limiti della satira, che significava che il limite era soltanto il limite spaziale, la superficie dello spazio destinato alla vignetta. Cioè non ci dovevano essere limiti ideologici, limiti, ma nemmeno di buon gusto, perché è legato all'autore questo. Se l'autore sente di dover fare una cosa violenta, fa una cosa violenta. Il problema è che magari questa cosa non passa, e quelli sono i limiti della satira. Il limite della satira è il re, è il sovrano, cioè il potere che in quel momento, che c'è sempre un potere che controlla, è sempre un potere che fa filtrare, che in qualche momento si allenta e in qualche altro momento è più forte invece il peso che ha. Io mi ricordo per esempio il periodo del 77, 78, 79, gli anni del male. Il male poteva fare qualsiasi cosa perché all'epoca i legami si erano allentati, cioè si poteva lasciar passare sulla stampa una comunicazione che oggi sarebbe assolutamente impensabile. E poi il male era un giornale autonomo, nel senso che non era l'inserto di nessun altro, di un altro giornale quotidiano o settimanale che fosse, insomma. E quindi erano lasciati, cioè non c'era una griglia interna, mentre invece se un giornale qualsiasi produce un inserto satirico, in qualche modo l'inserto satirico deve essere soggetto alla linea del giornale, e questa cosa viene fatta con eccezioni derivate dal fatto che si tratta appunto di satira, viene fatta in qualche modo rispettare.